Ecco, di essere qui ad aprire questo ciclo di incontri, ma sono anche un po' preoccupata. Cosa ho fatto? No, che accendo. Dicevo che sono anche un po' preoccupata, e vedrete poi perché. Per venire a parlare per una mezz'oretta e di venire al mondo, che ho illustrato, come potete vedere, con questa meravigliosa cicogna che porta lingua non nel becco, insomma. A cavallo era una cartolina della fine dell'Ottocento. Come è stato detto nell'introduzione, ho dedicato due libri a queste e a simili tematiche. Ecco che siamo Senza figli, una condizione umana, che è stato citato nel 2012, l'ho scritto insieme al mio amico Lucio Demetrio, e Partorire con il corpo e con la mente, creatività, filosofia, maternità, del 2010. Queste sono le credenziali teoriche, poi ci sono le credenziali pratiche, sono anche abbastanza attrezzata, avendo messo al mondo quattro figli, quindi anche sul mettere al mondo, però, come dire, non è una gran credenziale, nel senso che non è necessario essere madre per capire che cosa significa fare la madre, altrimenti ci sarebbe solo una piccola fetta, per esempio, di persone qui presenti che potrebbe seguirmi, non è così. Non è obbligatorio mettere al mondo figli per capire che cosa significa, per capire il senso del venire al mondo, perché non tutte mettiamo al mondo qualcuno, ma tutte e tutti, senza eccezione, siamo venuti al mondo, anche se nessuno si ricorda come avvenne. Tranne qualche personaggio da romanzo che straordinariamente si ricorda la sua venuta nel mondo, ma è cosa rara. Ecco, forse avere messo al mondo aiuta un pochino, ma niente di più. La mia impressione è che mettere al mondo aiuti ad andarsene dal mondo, ma non è di questo che parleremo, che parlerò. Ora, il fatto che siamo venuti al mondo è l'unica cosa che possiamo dire. Possiamo constatare che siamo lì, o più precisamente qui, e ci tocca fare i conti con questo fatto, punto. Alcuni non stanno al gioco, alcuni si tolgono di mezzo, come il giovanissimo filosofo goriziano di cui abbiamo parlato proprio questa sera, Carlo Michel Stetta, suicida a 23 anni, e l'idea di poter mettere fine alla propria vita, in fondo per alcuni autori, per esempio questi che ho citato, Emil Cioran, Margherita Hack, la possibilità di mettere fine volontariamente alla vita, se viene avvertita come insopportabile e indegna, non sto dicendo se lo sia, ma se viene avvertita come tale, è uno dei fattori che aiuta a vivere, che aiuta a vivere in libertà. E straordinariamente questi sono entrambi i personaggi che poi hanno vissuto a lungo, che hanno usato la possibilità di poter mettere fine alla vita come forma di libertà, in realtà per continuare a vivere. Ora, la stragrande della maggioranza delle persone partecipa al gioco della vita, più o meno coscientemente, chi per curiosità, chi per inerzia. Alcuni si lasciano vivere, altri si impegnano un po' di più, altri cercano di lasciare una traccia nei figli, nelle opere, affinché il loro nome non si perda completamente. Si viene al mondo senza perché. Siamo tutti come la rosa del mistico tedesco Angelus Silesius, la rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce. La rosa sboccia, fiorisce e muore senza perché. E così gli uomini come le rose. Si nasce perché si nasce, si muore perché si muore. È una tautologia che non ha spiegazione, che è un evapo. Niente doni o benedizioni che presupporrebbero che qualcuno si interessi di te e ti regali qualcosa di bello. Ma nemmeno tragedie o maledizioni o regali sgraditi, come quello che fece la fata alla principessa Rosa Spina, nella fiaba della bella addormentata nel bosco, ti pungerai con un fuso e tornerai. Sei lì, gettato sulla spiaggia dell'esistenza, come direbbe il filosofo tedesco Heidegger, si cerca di non dar troppo disturbo agli altri, di comportarsi educatamente, si spera di cavarsela, come i bambini del libro di Marcello, noi che siamo lì e in qualche modo abbiamo deciso di starci, se ci stiamo, questa è un'argomentazione sartreana, non insegneremo ai nostri figli ad adorare un Dio che né ci ama né ci odia,
Ma insegneremo ai nostri figli a rispettare l'uomo e magari anche le piante, gli animali, l'arte, la musica, la cultura, e non faremo le cose ai piccoli e nemmeno ai grandi per farle ad altri e con questo conquistare la vita eterna, ma per farle ai grandi e ai piccoli in nome dell'uomo e basta. Ma io non sono stata chiamata per parlare dello stare al mondo, bensì del venire al mondo, quindi non è un errore, è uno spazio vuoto che serve per pensare. E viste le mie competenze, penso di essere stata chiamata, e ne parlerò in termini filosofici ovviamente, cercando di sfiorare con il momento alcune delle domande che ci sono state poste dal comitato dei saggi a preparazione dell'impegno, ma non a tutte, insomma, alcune sì e altre no. Venire al mondo, ripeto, in senso filosofico, nascere, non morire, che invece è un po' un controsenso, perché è la morte che è sempre stata la grande protagonista della filosofia, non certo la nascita. Tutta la filosofia, a partire da Socrate, ma anche prima, parla della morte e della preparazione alla morte. Ma per cominciare a parlare di natologia, cioè scienza del nascere, e non sempre soltanto di tanatologia, cioè scienza della morte, bisogna aspettare il Novecento, bisogna aspettare una filosofa, che poi era un'ebrea tedesca, poi apolide, poi cittadina statunitense, e sto ovviamente parlando di Hannah Arendt. Questa non è un'immagine di Hannah Arendt, mi dispiace per il pubblico che ci ascolta la radio che non vede le figure, e qualcuno gliele racconterà magari. Questa è un'immagine presa dal film di Margarete von Trotta, che è uscito nel gennaio del 2013, appunto dal titolo Hannah Arendt. Non mi risulta che sia ancora in circolazione nelle sale italiane. Se vi capita e se sarà mai tradotto, andate a vedere, perché non spiego film. Margarete von Trotta è una grandissima regista, e questo è un grande film su Hannah Arendt. Hannah Arendt che ebbe due mariti, ma non ebbe figli. Non ebbe figli per caso, non ebbe figli perché le sue vicende di ebrea appunto perseguitata si intrecciavano con le vicende della storia, ma in qualche modo è la prova lampante del fatto che non è necessario essere madri per poter parlare del venire al mondo e persino del mettere al mondo, proprio perché toccò di farlo filosoficamente proprio a una non madre, a una persona, come dice il libro scritto con Lucio, senza figli. Ma Hannah Arendt era una filosofa e conosceva bene un autore che è Agostino, sul quale ella aveva scritto la tesi di dottorato. La tesi di dottorato dal titolo Il concetto di amore in Agostino. E in uno dei passi nei quali affida i suoi pensieri sulla natalità, perché Hannah Arendt non scrisse mai un testo né così intitolato né dedicato esplicitamente all'argomento, ma soltanto così, piccoli passaggi rapsodici. E in ogni caso Arendt nota che con la nascita di ogni uomo si riafferma l'inizio originario, in quanto ogni nascita introduce qualcosa di nuovo in un mondo preesistente. E proprio in quanto è un inizio, l'uomo può dare inizio, in quanto inizio egli stesso può dare inizio a cose nuove. Ma Hannah Arendt attribuisce la paternità di questa idea, attenti, è la paternità di un'idea, le idee hanno padri, non si può dire la paternità di un'idea, e poi vedremo com'è la storia. Comunque, Hannah Arendt attribuisce la paternità dell'idea ad Agostino, eppure Agostino non usò questa sua intuizione fulminante, non ne trasse le dovute conseguenze, altrimenti, dice Arendt, avrebbe chiamato gli uomini non mortali, li avrebbe chiamati natali, dando dell'essere umano la caratteristica più forte come natalità. Invece anche Agostino continua a parlare, come tutta la tradizione greca, degli uomini come immortali. Bene, allora potrebbe stupire il fatto che una pensatrice di origine ebrea, che poi fosse credente o meno, è tutta un'altra storia, penso di no. In ogni caso fa del padre della Chiesa cristiana, Agostino, il precursore della filosofia della nascita o natalità. Allora in Agostino la natalità indica la designazione dell'esistenza dell'uomo in quanto inizio dell'inizio in quanto inizio.
perché è con la creazione dell'uomo che il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso, scrive Hannah Arendt, confermando e commentando le parole di Agostino delle Civitate Dei. E Agostino delle Civitate Dei che scrive: perché ci fosse un inizio, fu creato l'uomo. Un inizio, attenzione, perché Agostino, nota Arendt, e poi lo notiamo anche noi, ma prima che lei lo notasse non ci se ne era proprio accorti, del fatto che Agostino usa due parole diverse in latino per indicare l'inizio del mondo e l'inizio dell'uomo. Per indicare l'inizio del mondo usa principium, che in italiano capiamo perfettamente ovviamente, per indicare quell'inizio che è l'uomo usa initium. Quindi anche due parole diverse. Allora, quando Hannah Arendt si rende conto, capisce il senso della inizialità in Agostino, ha veramente un momento di entusiasmo. Questo nonostante ella avesse avuto nella sua vita, lo confessa nelle sue lettere, insomma, nelle parti autobiografiche, abbia avuto il desiderio di mettere fine alla sua vita, il desiderio di non più vivere nelle condizioni, tra l'altro, in cui di ebrea perseguitata. Ma questa scoperta della filosofia della natalità come inizialità è legata a un'occasione particolare. Nel maggio del 1952, io ero nata da un anno, dichiaro la mia età, le capita di ascoltare un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monaco. Quello che io non sono riuscita a capire, lei vive a New York, se l'Orchestra Filarmonica di Monaco va a New York o se lei va a Monaco. Mi sono disperata a cercare questo particolare, ma non l'ho trovato. Se qualcuno lo sa, che me lo dica, va bene. Ma adesso entriamo nella parte seria invece. Va ad ascoltare la Filarmonica di Monaco che suona, che esegue, scusate, il Messia di Handel. Allora, durante l'esecuzione dell'Alleluia finale, che adesso vi faccio ascoltare per coro e orchestra, non tutto, qualche secondo, Arendt è colpita da un'intuizione. Ogni nascita è come una garanzia della salvezza del mondo. L'inizio della nascita, insiste Arendt, è l'assoluto inizio del bambino, non come riproduzione della specie umana, ma come ingresso di una nuova creatura, che in mezzo al continuum temporale del mondo appare come qualcosa di completamente nuovo. Non un nicciano ritorno dell'uguale, ma un ritorno paradossale del miracolo unico della nascita. Queste sono le parole di Hannah Arendt che si esprime in questi termini. Le domande che ci hanno posto il nostro comitato di esperti si chiede: ma si può definire la nascita come una novità affascinante e spiazzante? Ecco, allora già miracolo è parola grossa che io preferirei non usare. E anche la nascita di Cristo mi lascia abbastanza indifferente, anche se trovo affascinante la sua leggenda, come la chiama Arendt. Sono arrivata anche a pensare alla creatività come processo che ha caratteristiche simili alla nascita. Alla creatività, attenzione, non alla creazione divina, che mi sembra altamente improbabile e indimostrabile, dimostrata, anche se meno improbabile dell'amore divino, ma di questo tra poco più diffusamente. Creatività e originalità che hanno le stesse caratteristiche della nascita. Perché? Perché ognuna di esse è come la nascita. Qui è la nascita di un agnello, perché pensate che magari si potrebbe offendere sensibilità, questo è un momento di un parto di una pecora. Ma
Questa è la scena originale. E perché dico originale? Dico una parola importante. Dico una parola che dice molte cose, almeno tre individuate e tre diverse. Originale perché chi nasce sta alle origini, è vicino alle origini. Secondo, che chi nasce o sta nascendo è originale perché è un originale, non è una copia, non è una contraffazione, non è una riproduzione, non è un'imitazione, è unico, è autentico. E infine, che chi nasce è originale perché è nuovo, fuori dal comune, quindi è un originale, no? Anche un po' stravagante, anche un po' fuori dall'ordinario. Allora, chi nasce, o ciò che nasce, un agnello, un pulcino, un bambino, sta all'origine, è autentico e nuovo. Può per me. E la pecora, la gallina, la puerpera, di lei non si dice nulla. È lì sullo sfondo, sulla scena della nascita, sfinita dalla mostruosa fatica, vuota, forse anche un po' depressa, potrebbero soffrire anche le pecore di depressione, perché no? Perché c'è sempre qualcuno che è più importante, che è quello che viene al mondo. Non dimentichiamoci che è lui che sta nascendo. Questa è l'affermazione di un personaggio di Nati due volte, di Giuseppe Pontigia, subito poi al ritorno, intendendo dire che tutta l'attenzione, tutte le cure, tutte le priorità vanno rivolte al bambino. È lui il protagonista, non la madre. E nel romanzo lo dice la madre. Allora, quello che io voglio dire, su cui voglio insistere, lo enuncio adesso con una frase che ho avuto la sorpresa di trovare come epigrafe a un capitolo del recente libro di Adriana Cavaliero, che è una mia collega filosofa che insegna qua a Roma, anche questo lo consiglio, e Adriana riprende una mia frase, la mette a epigrafe di un capitolo, quella che dice: la nascita è sempre comunque un movimento a due, un passo doble, una indiadi. Nella nascita, evento unico, scena originale, si è in due. Ciò che era uno diventa due. E uno dei due è sempre, necessariamente e inesorabilmente una donna. Per il momento, poi con gli scenari da Matrix che ci si prospettano, non si sa mai. Ma anche con l'inseminazione artificiale, per il momento ci vuole una madre in affitto, una madre quella che è, insomma. Ed è tra l'altro il periodo della gravidanza l'unico periodo in cui noi chi lo prova l'esperienza non è un individuo, perché è un individuo, perché dopo 6 mesi si divide. E quindi queste due parole anche vogliono dire delle cose, che sarebbe bene stare attenti al significato delle parole. Allora, diciamo che invece nella scena della morte, che è la scena finale, non è la scena originale, terminale, conclusiva per alcuni soltanto della vita fisica, per altri di tutta la faccenda, c'è un solo protagonista. Se nelle cose prime si è in due, e dei due una è una donna, nelle cose ultime si è solo. Come ricorda De André nel Testamento, che è un famosissimo posto, dice: questo ricordo non ci consoli, quando si muore soli, si muore soli della vita. Ho citato due autori, Giuseppe Pontigia e Anna Arendt, che per vie diverse e con interessi non coincidenti affrontano entrambi il tema della seconda nascita, che è questo che vorrei sviluppare adesso. Pontigia scrive un libro dal titolo appunto Nati due volte, e i nati due volte, come lo conoscerà, sono i disabili. Pontigia ha un figlio disabile, i nati due volte sono le persone disabili, i bambini che vengono al mondo una prima volta, ma poi hanno bisogno di un'intensa educazione e stimolazione per, metaforicamente, venire al mondo una seconda volta, avendo acquisito qualche abilità in più. In Hannah Arendt, la seconda nascita è la nascita sociale, dopo la nascita fisica. Cioè, una prima nascita che è passiva, dice Arendt, e poi c'è una seconda nascita attiva che agisce, che ci fa entrare nel mondo dell'azione. Allora io mi sono posta un sacco di problemi su questa faccenda delle varie nascite, anche questo è vuoto per pensare. Non ci basta la prima nascita, ne postuliamo sempre un'altra e un'altra ancora. Questa è una specie di universale antropologico, tantissime culture
pongono questo problema, cioè pongono, parlano di una nascita, poi c'è sempre questa seconda nascita che deve fare qualche cosa di particolare. A me metto i sospetti, no? A che scopo? Per arrivare lì. Tutta questa ansia di nuove nascite, seconde, terze, no? Allora, a me viene sospetto, sono sospetto, che molte di quelle rinascite tendano, magari no, magari solo alcune, magari solo un'idea peregrina, magari mi sbaglio, però forse non lo so, che debbano, in qualche modo intervengano a purificare la prima nascita, che è una nascita da donna. E temo che anche il cristianesimo non sia immune a questa forma di pensiero. Nel mio libro Partorire con il corpo e con la mente, noto, dedicato grandissima parte a questo argomento, al fatto che il parto intellettuale, la famosa paternità dell'idea di cui vi dicevo, è sempre stato riservato al maschile. Questa è ovviamente Atena che nasce con la famosa corazza dalla testa di Giove in rappresentazione di vaso greco, e lo interpreto come un tentativo di nobilitare la nascita mettendo a distanza quell'ingresso nel mondo da ventre femminile e quindi ignorando il ruolo della donna la cui presenza svalda e impregna negativamente ogni fenomeno cui venga collegata da tutte le professioni, persino alla nascita, di cui poi, come abbiamo visto, è a tutti gli effetti coprotagonista. Allora, la stessa logica, secondo me, presiede al pensiero cristiano, soprattutto se si leggono alcuni testi di Paolo di Tarso, nei quali si dice che a tutti è data la nascita fisica dalla propria madre, ma soltanto agli eletti è dato di rinascere spiritualmente in Cristo. Allora si staglia una dottrina in questa breve formula che ancora una volta svaluta il venire al mondo da corpo di donna per rivalutare ed esaltare la seconda e vera nascita, quella da mente o spirito di uomo. Allora prendiamo il codificatore della dottrina di Cristo, Paolo di Tarso, che è un greco, quindi è imbevuto di cultura greca che era misogina fino a... e in più era anche di per sé, insomma, era uno che alle donne non gliela faceva tanto passare leggermente. Ed è proprio lui che trasporta questa idea della rinascita in uomo. La rinascita in uomo, nella nuova religione che si stava affermando. Allora afferma Paolo, essere in Cristo è essere rinati un'altra volta. Certo che conosciamo queste parole, a cui abbiamo sempre dato una interpretazione di un certo genere, ma provate a leggere adesso nella maniera in cui poi, dopo che abbiamo tutto il tempo per discutere e per dirmi no, lei non ha capito niente. Fate un tentativo. Allora dice Paolo, quindi se uno in Cristo è creatura nuova, le vecchie cose sono passate e con esse sono nate di nuovo, e poi la citazione da tutto ovviamente una fonte, l'ispirazione viene direttamente dal Vangelo di Giovanni, perché tutti coloro che credono in Cristo hanno il diritto di diventare figliuoli di Dio, generati non da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma da Dio, e il passo è ribadito nel dialogo di Gesù con Nicodemo. Come può un uomo nascere se è vecchio? Come può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? La risposta è molto chiara ed è consonante con l'interpretazione che vi presento, perché esprime un disagio nei confronti della gestazione e del parto femminile. Nato dalla carne è carne, è nato dallo spirito è spirito. Allora, per vedere il regno di Dio occorre nascere di nuovo, occorre aggiungere a quella nascita in quanto carne da corpo di donna, la rinascita da mente e spirito, di uomo, anzi di uomo Dio. Perché attraverso la madre si viene al mondo, sia un mondo di dolore e di morte, attraverso lo sporco, la formula è inter feces et urine, è latino, tra le feci e le urine. Si viene al mondo, ma tramite Cristo si nasce alla gioia e alla vita eterna.
E infatti il battesimo che altro è se non un rito di purificazione dalla contaminazione con il corpo della madre dal quale il bambino viene lavato. E adesso dirò ancora di più, dirò che questa interpretazione della seconda nascita, il secondo venire al mondo, in qualche modo è in sintonia, ma in qualche modo supera anche una tesi proposta dal seguente autore, che si trova alla base, Leo Steinberg, è uno storico dell'arte, che nel 1983, quindi sono molti anni fa, 30 anni fa, propone uno studio sull'iconografia della sessualità di Cristo. La sua tesi è che l'arte, soprattutto l'arte del Rinascimento, produce un corpo di immagini devozionali in cui vengono esposti i genitali di Gesù bambino, soprattutto ma anche del Cristo morto, con grande enfasi, con una tale enfasi da far riconoscere quella che lui chiama una ostentatio genitale, un'ostentazione dei genitali paragonabile alla ostentatio vulnere, l'ostentazione delle piaghe, delle ferite. E secondo Steinberg, nella sua interpretazione, è che questo sia un desiderio di mostrare da parte del pittore, con i mezzi che l'iconografia gli offre, la vera natura umana di Cristo. Quindi dire, è veramente uomo, lo vediamo dal fatto che ha tutte le sue parti in ordine. È la presenza reale della divinità che si è fatta corpo. Già per questa tesi Steiner viene perseguitato dalle gerarchie della Chiesa Cattolica che gli ha deciso pagare carissimo. Ma io penso invece che da una parte abbia ragione, ma che questa ostentazione sia qualcosa di più della prova della incarnazione, sia l'esaltazione dell'incarnazione in corpo maschile. La prova che Dio si è voluto incarnare in carne virile. Perché solo questo garantisce quella nuova nascita, garantisce la nascita degna, la seconda nascita grazie alla quale soltanto si godrà della vita eterna, in alternativa alla seconda morte, quella del dannato. Il libro offre una grandissima serie di immagini che non posso ovviamente certo farvi vedere tutte, ma ve ne faccio vedere una in particolare, che è il tondo dell'adorazione del ghirlandaio 1487, l'adorazione dei magi, in cui potete vedere la mano di Maria che allarga le gambine e il mago che controlla. E perché questa dimostrazione, la rivelazione ai magi, è la dimostrazione ad Oculus che il bambino era nato completo di tutte le parti dell'uomo. Perché il corpo femminile perfetto non è. E la nascita del corpo di donna non può che denigrare la funzione femminile. Anche queste immagini non ve le ho portate, adesso mi vengono in mente, nello stesso periodo che il periodo precedente, nel Medioevo, ci sono tantissime raffigurazioni di Eva vicino ad Adamo, che viene rappresentata con la barba e senza gli attributi femminili. Perché? Perché era perfetta prima del peccato originale, era perfetta, allora per essere perfetta poteva solo avere corpo di uomo e non certo corpo di donna. E quindi questa denigrazione riduce la nascita, il concepimento a concepimento asettico per Aurem, come questo quadro di Crivelli, oppure addirittura con l'ombra, no? C'è l'ipotesi che l'ombra di Dio si stende e rende gravida Maria. Quindi una cancellazione del ruolo del corpo della donna e la sua cancellazione come sorgente di vita. Allora vado a concludere il mio intervento invece con qualche parola dell'amore, e uno dice adesso ci dice delle cose carine, ma certo che va bene parlare di amore, parlare dell'amore della nascita della madre del bambino, visto che parliamo di nascita, di venire al mondo, perché è bello venire al mondo e trovarlo amore, sarebbe bello venire al mondo e trovarlo se c'è, e in alcuni casi c'è, in altri casi no. Ma sarebbe bello continuare
a trovarlo, ad esserne accompagnati, continuando a essere, a camminare per il mondo, anche al momento di andarsene. Amore da parte di persone che ci sono vicine. Poche. Perché per quanto riguarda i lontani, ritengo molto più adeguato dare e pretendere rispetto. Non vedo perché io dovrei amare gli altri, visto gli altri che non conosco, che non mi amano, che non ci siamo mai visti, perché non ci siamo mai innamorati. A me basta amare ed essere amata da pochi. Da tutti però rispettare, essere rispettata e tutti rispettare. Allora io penso che il cristianesimo abbia compiuto un'operazione, devo dirla questa parola, di marketing, straordinaria, perché si è venduto come l'unica religione dell'amore, l'unico pensiero dell'amore e l'unica fonte garante dell'amore. Ora io non penso che la leggenda cristiana, come la chiama Hannah Arendt, abbia compiuto dei passi in questa direzione, non nego i contenuti del discorso della montagna, ma e senza guardare la religione madre, l'ebraismo, in cui ci sono forme di crudeltà divina, andate a leggere il primo libro di Samuele, capitolo 5, ecco, e poi viene la pelle d'oca. Questi segni dell'amore divino. Amatevi come io ho amato voi, ah sì? E come? Dove sono i segnali dell'amore? Allora, non sono certo la prima ad aver notato una contraddizione tra gli attributi divini, soprattutto tra quelli, questo è il tema conclusivo, di bontà e potenza. È un vecchio argomento, vecchissimo, che è stato rispolverato in tempi recenti da teologi, ed è l'argomento che nota come sia difficile conciliare l'onnipotenza divina con la infinita bontà. Allora, di fronte a questo argomento, i cosiddetti teologi moderni preferiscono pensare che Dio non sia onnipotente. Ma io vorrei ripercorrere con voi l'argomento, questa è l'ultima slide, così lo sapete, con tre autori che sono Epicuro, filosofo greco del periodo tra il 300 e il 400 a.C., Anzionas, che era un amico di Hannah Arendt, tra l'altro stavano insieme e vivevano vicino a New York, che è un filosofo tedesco e ebreo contemporaneo, morto nel 93, e ancora il nostro Agostino. Perché Epicuro non è soltanto quello della morte, se la morte c'è non ci sono io, no, è anche quello del cosiddetto teorema del frammento 347, che si chiede prima di Vito Mancuso, 2500 anni prima. Se Dio può tutto, perché il male, soprattutto degli innocenti? Dice Epicuro tre risposte possibili. La divinità vuole abolire il male, ma non può farlo, con la conseguenza che Dio sarebbe buono, ma impotente, o non onnipotente. Seconda risposta possibile, può evitare il male, ma non vuole. Quindi sarebbe onnipotente, ma allo stesso tempo malvagio, quindi sinceramente non ci sentiamo. Terza possibilità, la divinità può e vuole evitare il male, ma non lo fa perché non si interessa degli uomini, è indifferente alle sue vicende. Questa è la risposta del vecchio e saggio Epicuro. Quindi Dio c'è, ma dopo che ha creato il mondo, dice, non ha un interessamento diretto. Cosa fa Anzionas invece? Che riprende esattamente l'argomento di Epicuro e di fronte all'olocausto degli ebrei ripropone lo stesso teorema, ma lo risolve in maniera diversa. Cioè nega a Dio l'onnipotenza pur di lasciargli la bontà, pur di conservare la tensione e la bontà di Dio, nega l'onnipotenza, che è la formula più di moda, che è tornata di moda. Devo dire che io personalmente prediligo, diciamo, la risposta di Epicuro, però a meno che non si voglia pervenire alla conclusione più drastica, ma più soddisfacente rispetto al problema del male, della non esistenza della divinità, perché oppure possiamo accettare il terzo paradigma, il paradigma di Agostino, che è poi quello della teologia, diciamo, più classica, ecco, perché, ed è
il salvataggio, ecco, di entrambe le prerogative dell'onnipotenza e della bontà. E come? Dicendo che Dio esiste ed è buono e onnipotente. Il male non può provenire da lui, anzi se da lui tutto proviene, il male non esiste. Il male è privazione, il male è assenza e disordine. Quindi il male deriva dall'uomo, dalla scelta umana, che si istituisce all'interno della sua libertà. Nessuno spiega però, neanche Agostino, come funziona la catena delle responsabilità. Perché il male fatto da qualcuno in qualche punto della terra, la famosa farfalla che sbatte le ali, si va a riflettere sui bambini di Auschwitz o oggi sui bambini siriani. Mentre il Dio buonissimo di Jonas e pure onnipotente di Agostino se ne sta lì a guardare dall'alto delle stelle, compiacendoci di averci fatto venire al mondo con le parole della preghiera di un monaco medievale, Hermann von Reichenau, in questa valle di lacrime. Ho finito, grazie.